Siamo qui con Paolo Ferrero, vicepresidente di Sinistra Europea. Ferrero, un suo giudizio sull'operato di Lamorgese per quanto riguarda l'immigrazione? Il problema direi che sta nel manico. Cioè, noi abbiamo una legge ancora, la Bossi-Fini con tutti gli addentellati, che è una legge che non è fatta per rendere possibile l'ingresso regolare delle persone e per accompagnare i percorsi, ma è una legge fatta per rendere irregolari le persone e poi, una volta che sono diventati irregolari, impedirgli di fuoriuscire di nuovo nella legalità. E quindi ci sono delle vere e proprie trappole dell'illegalità che vengono perpetuate dalla legge. È la legge che fa il casino, non sono le persone in primo luogo. Queste strutture sono la conferma di questo. La maggioranza della gente che sta qui dentro non viene rimpatriata, semplicemente verrà messa fuori dalla struttura e rimarrà col foglio di via, e quindi un'altra volta che viene beccata tornerà in una struttura. Siamo a un gioco dell'oca senza senso, in cui si sprecano barche di quattrini pubblici infiniti, non si aiutano le persone a reinserirsi, a inserirsi. C'è gente che ha la famiglia, c'è gente che normalmente vive qui, che andrebbe trovato le modalità per cambiare la legge e permettere alle persone di inserirsi, invece che metterle in questa follia che ritornano sempre nell'illegalità e non escono mai, e non escono mai. C'è gente che non c'ha più la casa nel posto dove è partito e non si può pensare che ritorna in un posto che non c'è più. Quindi in questo è veramente la follia, anche perché non stiamo parlando di milioni di persone, stiamo parlando a volte di decine di migliaia di persone, cioè di cose assolutamente gestibili se uno la volesse gestire. E invece c'è il sospetto che anche questo governo usa l'immigrazione più per fare paura che non per risolvere i problemi dell'immigrazione. Ecco, poi però quando si vogliono allargare le maglie, nonostante le leggi, si allargano e l'accoglienza delle persone ucraine ci insegna. Sappiamo bene che se i pullman che sono andati in Polonia a prendere le persone ucraine fossero andati in Croazia a prendere le persone sulla rotta afghana, sarebbero tutti stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verosimilmente. Cosa ci può rispondere? E che questa è l'ipocrisia dei governanti, Lega, a partire dalla Lega per andare in avanti, anche perché c'è la guerra in Ucraina, molti posti da cui arrivano queste persone c'è la guerra, e negli anni scorsi abbiamo sentito porcherie del tipo: ma se uno c'ha la guerra a casa deve star lì a combattere. Cioè, siamo veramente alla follia. E quindi niente, è l'ipocrisia. In realtà il punto vero è che questa legge, la Bossi-Fini, e queste politiche non sono fatte per gestire il tema dell'immigrazione, che è un problema da gestire, non è una cosa che si può dire facile da risolvere, va gestito. Ma questa legge non è fatta per gestirlo, ma per produrre clandestini. E la produzione dei clandestini serve a due cose: ad avere dei lavoratori che costino poco, e così ci sono dei lavoratori da sfruttare come schiavi perché non possono dire niente in quanto rischiano la galera o il CPR, e dall'altra per mantenere vivo il problema della paura del clandestino. Il clandestino è una figura che serve per poter dire: dobbiamo aver paura, bisogna fare così, votate noi che siamo per la sicurezza. Questa è la cosa che viene. E quindi è una legge fatta apposta per impedire la soluzione del problema dell'immigrazione. Di questo si tratta. Grazie. Prego.